Buongiorno cari amici, benvenuti. Oggi è lunedì 12 di luglio e ho già notato che ho sbagliato la data inserita nella diretta Facebook, ho lasciato 11, ma perché? Perché con la testa sono ancora alla partita di ieri sera, ragazzi, che bella partita, un po' sudata, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Vero Cocò? Buongiorno! Buongiorno, io non sono appassionata di calcio, però ma ieri tanto, ero sai? Incollata davanti al video perché esatto, effettivamente è una bella partita, hanno giocato benissimo. Fino all'ultimo, proprio c'era questa ansia, questo... No, è bella, bella. L'ho goduta tantissimo. Ho goduto un po' meno tutto il casino che c'è stato poi. Ma spiega, perché tu dici... Beh, sai, io abitando sulla strada... Esatto. No, detta così non è bella. No, abitando su una via principale... Sì. Insomma, Cocò, buongiorno, benvenuta. Intanto salve. Diamo il benvenuto agli amici di Facebook, di Mara TV, Radio Nova e anche agli amici di Radio Nova sulla frequenza FM 94.3 MHz e www.radionova.it. Detto ciò, dopo arriviamo a finire il discorso, ma partiamo con la musica, che è meglio. Arriva Smartphone Twist, wow. Te lo faccio conoscere, dai. Alida Ferrarese per voi. Abbiamo perso la ragione, è vero. Tutti quanti con lo smartphone, è ritornata in studio come per magia, da marroncina è diventata vera. Hai visto, mi sono cambiata l'abito? Sì, no, in realtà era un effetto. Sul green screen non bisognerebbe vestirsi di verde, non ci abbiamo pensato. Non ci abbiamo pensato, stamattina quindi... te è la prima cosa che ti è capitata lì. Io ho preso il vestito, boh, esatto. Non ho pensato che mi mettevi nel... Dove ti mettevo? Nel Coco Saloon. Intanto salutiamo l'amica Alida Ferrarese, sì. che ha partecipato a The Senior. E la rivedremo. Stanno andando in onda le varie repliche a partire da esatto. Sabato, tutti i sabato sera con The Senior. Sicuramente ci sarà anche lei, la Roberta Cappelletti. Per chi non l'ha visto, proprio bella. Gianni Dego. Bello da vedere. È bello, sì. Allora vogliamo salutare un po' di amici? Salutiamo un po' di amici, ce ne sono tanti qua collegati. Quindi... No, molto bene, cavolo. Allora vai. Salutiamo il nostro amico Luca Vitali che dice ci sono. Poi salutiamo Fiorenza che dice buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Elvira Dipinto, ciao Nicola, buona giornata da Gatteo a te e Monica. Presto saremo ancora insieme, cara Elvira, non vedevi l'ora di gustarti il nostro weekend, che ci sei andata anche prima e questo mi fa piacere, ma so che è con la figlia. Però potresti anche dire a tua figlia di stare lì con noi nel weekend dal 31 luglio. Aspettaci. Al 3 di agosto, tra poco vedremo anche lo spot, dai. Basta così? Sì, gli altri stanno guardando. No, si è aggiunta adesso la Roberta Bertinelli che dice buongiorno amici Nicola e Monica, buon inizio settimana. Siete unici ragazzi, almeno una notizia buona, campioni d'Europa. Brava, vi abbracciamo forte forte, vi vogliamo bene Roby e Riccardo. E poi la nostra cara amica Marzia Paini, buongiorno Monica e Nicola. Dai, siamo tutti frizzanti oggi, gasati, perché insomma... Ma io ho visto... Finalmente, dopo questa pandemia, possiamo condividere della gioia, non sempre solo delle brutte notizie. Certo, condividiamo questa gioia perché gli azzurri hanno vinto... Vabbè, questa è la mia sciarpa, non c'entra niente con gli azzurri. Hanno vinto l'europeo, però allo stesso modo, come ho scritto ieri su Facebook, mi piacerebbe che si festeggiasse la riapertura del ballo. Esatto. Perché io non ho capito una cosa, cara Cocò. E qua scatta la polemica. No, la voglio far scattare perché a Londra, lì a Wembley, non c'erano distanziamenti nello stadio. No, ma forse li avranno tutti fatti passare con il Green Pass, voglio sperare. Sì, tamponati. Go, tutti quanti. Speriamo, perché con la variante Delta, dove andiamo tutti a finire? Ma staremo attenti. Ma io non voglio pensare seguite a questo. Le notizie che sicuramente qualche contagio aumenterà. Ho Lo so. Anche questa impressione. Però noi ci auguriamo che tutta questa gioia possa esserci anche per le aperture delle sale del ballo e finalmente. Stavi parlando di Marzia Paini, la tua cara vicina, ho visto una sua fotografia, penso con la figlia. Sì. Che sta aspettando un bimbo. Sì, la Giorgia. Allora tanti auguri. Arriva un'altra femminuccia.
Ah, perché ce l'hanno già nata. Ha già due nipoti, un maschietto e una femminuccia stupende. Tre figli? Ha due... Ah, due figli, ok. Ma però adesso ci stiamo facendo gli affari di mano. Vabbè, però ho visto una foto, posso fare gli auguri, no, ho visto la panciotta. Certo, io ce l'ho naturale, la pancia, almeno lei invece... Però nasce a lei sparirà. È una pancia produttiva. Ci andiamo a gustare questo bellissimo spot di Gattiumano e fateci un pensierino, ragazzi, dal 31 luglio al 3 di agosto e subito dopo arriva una bella canzone che ho preparato, viva l'Italia! Ed è il caso proprio di però dirlo. È una bella annata, sai? Abbiamo vinto l'Eurovision, l'Europeo. I Maneskin, appunto, anche nella musica. Esatto, è vero, esatto, guarda, dai, la nostra sta girando bene. Sta girando io bene. Mi sto pesando per questo. Sta girando bene, non fateci girare altro e andiamo con Gatteomare, ecco qua. In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteomare. Dal 31 luglio al 3 agosto presso l'Hotel Metropole. Pensione completa con bevande e pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman. Quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e TV di Nima Show Live e Vado a Liscio. Per informazioni e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. A te capì che l'Italia... Mi piace tanto questa non canzone. Non si arrende mai, ma c'è un'altra che è un po' arrabbiata, eh? Ah sì? Sì, guarda in sovraimpressione che cosa succede, guarda. La regina Elisabetta muove lo buco sto pallone. Cattiva. C'è anche l'immagine che gira, non l'ho scaricata, di William, Kate e il piccolo George, così che... Che erano tristi, però io mi ricordo l'immagine, ragazzi, durante la partita che esultava col figlioletto, giustamente, la propria nazione che ha fatto gol, ci mancherebbe. Insomma, ragazzi, però non ce l'hai per nessuno. Ma poi adesso abbiamo il primo ministro Boris Johnson che ha cambiato pettinatura, eccolo qua, e invece del suo ciuffo biondo ha preferito questo taglio tricolore. Viva l'Italia! E poi invece c'è la Mara Maionchi che gliela vuol dire lei alla regina Elisabetta. Tiè! Madonna. Ragazzi, a livello di meme veramente ce ne sono a go-go su Facebook. Ma è bello, e dai, avevamo bisogno di è molto un bello. Po'. Allora, intanto sono arrivati altri messaggi, sì, cara. Vai, leggi ecco che poi cerco una canzone. Allora, la nostra amica Vanna Turci, che dice buon inizio settimana a tutti e carichi per la vittoria di ieri. Buongiorno. Felice perché vedo Monica in forma dopo il vaccino. Sì, Vanna, un bacio. E ti sei ricordata. Non ti preoccupare, per Vanna. Sto facendo gli scongiuri. E facendo le corna. No, allora lei tra poco comincerà a gonfiarsi, no, come ha fatto la scorsa volta. Ma no, la scorsa volta gonfiata. verso la fine della trasmissione praticamente aveva una gamba che sembrava un prosciutto dell'Anghirano. Sì, ma era perché avevo schiacciato le gambe così per più di un'ora. Adesso vedi le scavallo così, ecco così. Starò così. A me col vaccino non si era gonfiato niente, non capisco come. È un peccato. Non nel senso, ma allora! Intendo un braccio, qualcosa. Va bene, poi la nostra amica Francesca Leoni che dice ciao Nicola e Monica, sono Francesca da Parma, ma mi ricordo di te Francesca, vorrei dire a Monica che mi sono fidanzato ufficialmente, se mi dedichi una vostra canzone. Ma certo, le belle... Ma auguri, ho visto Francesca che sei andata in piscina, che ti dai pronta. Alla pazza gioia col tuo uomo. Vai. Un bel ragazzo, complimenti. Davvero. Scelto giusto, sì. Ma davvero. Sono proprio felice per te. Ti auguro tanta gioia e le dedichiamo una bella canzone. Già pronta, musica e parole. Tutta per te, cara Francesca. Per voi. Leoni. Leoni, wow. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteomare. Dal 31 luglio al 3 agosto presso l'Hotel Metropole. Pensione completa con bevande e pasti, servizio spiaggia,
assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman. Quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno, dirette radio e TV di Nima Show Live e Vado a Liscio. Per informazioni e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, siamo qui ragazzi, sempre in diretta su Nima Radio TV, Radio Nova 94.3 MHz, e come per magia possiamo fare star tranquillo il nostro Luca, perché Beatrice all'ultimo minuto mi ha detto che riusciva a collegarsi. Buongiorno Bea! Buongiorno, ciao a tutti! Ciao carissimo! No, ci sono! Luca me l'ha chiesto, è da ieri sera che mi chiede, ma c'è la Bea? Non mi ha risposto, che ne so, si vede che non lo ci fai soffrire. Lo faccio soffrire. Allora Beatrice, so che tra poco andrai in vacanza, beata te, ma non siamo appena tornati. Vabbè. Però se riusciamo, la nostra Bea ci fa il piacere, scarica Skype sul telefonino e magari riusciremo a raccontare due o tre notizie dalla... Si può dire dove vai? Ah, vado in Puglia, però vi devo dire che me lo dicono sempre, è un piccolo paesino e io non me lo ricordo mai il nome e quindi non riesco a dire dove va. Lunedì quando ci collegheremo, se ci collegheremo, ce lo dirai, almeno se sei lì, chiedilo dove sei prima, ok? Che sciocco. Dai, partiamo con la prima notizia, a te la parola Bea. Come prima notizia vi voglio parlare di una riforma costituzionale che è stata varata l'8 di luglio e che permette anche ai maggiorenni di votare per i senatori. Sappiamo che i senatori vengono votati solo da chi ha più di 25 anni, quindi anch'io non ancora li posso votare, ma quando verrà approvata, adesso è stata approvata in Senato, poi sappiamo che il nostro iter è lungo, e quando verrà finalmente approvata le prossime elezioni anche i neo maggiorenni potranno votare i nostri senatori, così le due camere avranno entrambi la stessa base elettorale. Beh, mi sembra abbastanza giusto. Tu sei emozionata per questo? Guarda, no, sono contenta, nel senso che è abbastanza, penso, logico che abbiano la stessa base elettorale. Esatto, lo stesso cuore, E alle prossime elezioni bisognerà informarsi non solo su chi vorrai come deputato, ma anche come senatore, quindi... Hai ragione, un'idea ce l'avrei. Io, siccome stiamo facendo la differenziata per quanto riguarda i rifiuti, li metterei tutti in quello del vetro per poi ricambiarli totalmente. Beh, io farei così, la differenziata. No. Tu sei servito? No, via, nella plastica. Tu sei servito? Hai fatto qualcosa? No, allora via, nel residuo. Potrebbero ridurli anche. Esatto, perché anche... è passata la legge della riduzione. Questo... Ce lo ricordiamo, con la nuova legislatura dovrebbero
dovremmo avere 300-400 deputati in meno che mangiano a sbafo nostro, giusto? Yes. Stamattina sono un po' polemico, porta pazienza. Vedo, noto, noto. Allora, in onore, lo sai che cosa ha detto la regina Elisabetta ieri mentre c'era la partita, Bea? Guarda, te lo faccio vedere subito. Muovelo buco sto pallone. Proprio così, guarda, l'ha detto. Proprio così, l'ha detto con questa cadenza. Visto che te ne vai in Puglia, ti voglio dedicare questa bella canzone dal Salento. Magari vai in Salento e tu stessa non lo sai. Sicuramente. Non lo so. Non lo sa. Va bene. Arriva la pizzica strapizzica. E mi raccomando, balla la pizzica strapizzica, perché tra poco dovrebbero anche riaprire il ballo. O verrà... Assolutamente. Non si sa ancora, lo sai? Non si sa. No. Hanno parlato del 15 di luglio, del 1 di agosto. Non si capisce niente. Mode dobbiamo Andiamo stare, in musica, mode. Dai. Che bella questo brano. Quanta allegria. Quanta allegria. E poi diciamola tutta, diciamolo! Tre belle donne. Daniela. Daniela Cavanna, Daniela Nespolo e Daniela. Te lo trovo la punta della lingua, l'ultima non mi ricordo, ma è la cantante di Omar Lambertini. Ah, che bella idea, quello però sì. Mettere insieme tre Daniele che cantano tutte esatto. E tre. Adesso metterò insieme tre Moniche e diventano le tre Monache. Ma di Moniche non ce n'è? No, ce ne sono e come? Sì. Andiamo con le altre notizie, una dietro l'altra, che così ti agevoliamo il saluto al nostro Luca, perché tra poco... Oh, non è arrivato ancora niente. È arrivato. Dai, andiamo con le notizie. Teniamoci forti, allora. Allora, come prima notizia voglio parlare di una direttiva UE che vieterà la plastica monouso in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia ha già recepito questa direttiva in aprile, vietando tutti i piattini e le posate di plastica che non sia biodegradabile e anche le palettine, certo, per il caffè e tutti i contenitori di polistirolo. Quindi parliamo di plastica monouso e non la plastica che invece si può lavare e riutilizzare normalmente. Okay. Come seconda notizia... Vi parlo della ultima in Norvegia, dove il Ministero della Famiglia ha vietato per scopi commerciali di modificare le immagini dei modelli, quindi le immagini dell'aspetto fisico dei modelli, senza dichiararlo. Quindi tutte queste immagini commerciali, ci sarà un marchio, probabilmente ora lo venteranno, lo faranno, lo manderanno a tutte le agenzie di comunicazione Per far vedere che le immagini sono state ritoccate, giusto per la copertina. Io non volevo dirlo, ragazzi, però le immagini che vedete su di me su Facebook non c'è nulla di ritoccato. Io sono natural, così come mi vedete. Sono un pezzo del Cirio. Un pezzo del gnocco come la natura crea. Allora, prendimi in giro te, dai, finisci esatto. Pure. Per non deviare le giovani generazioni, per non degenerare, ecco, esatto, le nuove generazioni con questi stereotipi di bellezza ideale, insomma, la Norvegia ha deciso di fare un marchio, ma tu sei tutto naturale, lo sappiamo. Abbiamo un ninja qua. Adesso sono in versione ninja, guardami da vicino, cara, guarda. Che ci vuoi fare, ragazzi? Sono così simpatico, bello, come mamma mi ha creato. Vuoi andare senza massi? Sarà meglio, va ninja. Un po' di autostima ci vuoi, no, Beatrice? E che chiediamo? Certo, autostima mille, sempre. Esatto, vai. Allora, abbiamo la nostra amica prima Romina Censi che dice buongiorno Nicola e Monica, un abbraccio forte da me Giorgio, un bacione ciao. Anche a Giorgettino. Poi Fiorenza che dice concerto meraviglioso sabato sera, dai, ma noi no. Ho visto qualche immagine, cara bellissimo. Fiorenza. Poi tra l'altro c'era un palco stupendo, mi fa molto piacere. So che avete fatto una bella Silvia. Cosa. Esatto, sì. Esatto. C'era una magia intorno e sono stati bravissimi, quindi anche noi abbiamo potuto vedere, sì. Buona settimana a tutti, un abbraccio da Lorenza Trombi. Poi abbiamo Gianni Francia che dice ciao Nicole e Cocò, non si ballerà fino al 2022, mi dispiace ma sarà così. Non so se è una profezia. Ho questo presentimento anch'io, caro oppure caro se Gianni. Ha delle notizie certe comunque. No, notizie certe non ce ne sono, speriamo, ma comunque. Speriamo di no, Gianni. Non si capisce il perché di questa speriamo situazione. Speriamo di no. Comunque, vabbè. E Luca che qua però non so se è abbastanza... No, vai, ci penso io se no. Ok, allora è lunghissimo. Un saluto particolare alla ragazza più bella dell'universo. Sei la mia poesia, sei la donna più importante per me.
Come te non c'è nessuno, sono molto contento di vederti perché mi sei proprio mancata. Oggi sto benissimo perché ti vedo. Sei una persona fantastica e favolosa. Bene. E stellare. Adesso vivo una bellissima giornata, almeno c'è una stella luminosa che non nel mio cuore, cos'è? Che non nel mio cuore che lo illumina. Che nel mio cuore lo illumina? Sì, un po'. Okay. E oggi c'è un bel sole splendente che lo mandi te. E un cielo azzurro come i tuoi occhi, Luca. Ma hai gli occhi azzurri, no? No. Però, Beatrice, no, adesso smascheriamo questo ragazzo, per piacere. No, non fare... Sì, no. Adesso io lo dico, no. Perché in vacanza ha fatto il provolone con tutte le ragazze. E aveva gli occhi azzurri. E avevano anche gli occhi azzurri, perché Giorgia, l'animatrice, lui... Però non fatto... si dice, non no, sei no, un no, signore. Io lo dico, fratellone, ti stai comportando male con la nostra Beatrice, non puoi... così dire le cose e poi dopo alla fine la tradisci in questo e modo. Poi ha sbagliato pure il colore degli occhi. Ecco, poi sbagliato, si è confuso con quell'altra. Si è confuso con la Giorgia. Luca, stavolta... Non si vedono. Stavolta, Luca... Non c'hai mica azzeccato, dai, si scherza. Bacione, Beatrice, dai. Grazie. Allora, buona vacanza, divertiti in Puglia e dai, se riusciamo, grazie. Poi mi dirai, fai una prova, se riesci a collegarti, ciao. Ma anche per un saluto veloce, sì, con una notizia. Da un trullo. Lasciamo perdere. Beh, ciao, sì. Bea, ciao. Ciao Bea, buone vacanze. Ti mandiamo ancora tanti baci, Elena Cammarone. Ciao, ciao, ciao. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteo Mare, dal 31 luglio al 3 agosto presso l'Hotel Metropole. Pensione completa con bevande e pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman. Quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e TV di Nima Show Live e Vado a Liscio. Per informazioni e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, siamo rientrati. Intanto Luca mi scrive: ciao fratellone, ti metto a posto io, altro che fratellone. Però ricordati gli occhi del colore delle ragazze, perché se non era bello fare questo scambio tra una e l'altra. Però ci deve essere un po' di solidarietà maschile, tu dovevi coprirlo, invece no, perché nel messaggio traspariva la sua, come dire, il suo bene per Beatrice, quando invece in vacanza io ho detto, è la Bea. Ma capita a volte, no? Nella vita, insomma. Non insegnarle cose sbagliate. Ma no, allora, ma siamo umani. Po, 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 po. Parliamo della partita. Ecco.
La partita ci ha visto vittoriosi ai rigori, sì. Ma che ansia, come la semifinale uguale. Sì. E nella premiazione è successo qualcosa che ha dato fastidio. Noi italiani non abbiamo mandato giù. Ma non solo noi italiani, in generale. In generale, sì, perché quando gli inglesi hanno ricevuto la medaglia degli europei, si vedono questi calciatori che appena infilata praticamente la sfilano. Sì, poi sono usciti dallo stadio, hanno calpestato le bandiere italiane. Ma i tifosi questo, non i giocatori. Appunto, però non è bello, non è civiltà, perché lo sport ci hanno sempre insegnato che bisogna sapere accettare le sconfitte. Certo. Guarda che differenza... La Spagna, il CT della Spagna, Luis Enrique, che ha detto io ti farò per l'Italia, perché è piaciuto il modo di giocare, l'onestà con la quale abbiamo giocato. Non hanno dato un bel esempio. Ma vuoi leggere quel... Perché adesso è molto pesante. Leggiamolo. Su Facebook mica hanno l'abbiamo scritto noi, comunque si attacca anche la regina in questo caso. Cosa dici? Sì, ma sì, ci va di mezzo un po' tutta la popolazione. Quando degli sportivi danno un brutto esempio, insomma dai, non è bello, no? Anche perché anche nei confronti dei giovani, dei ragazzi, cioè devi dare un messaggio che comunque è una vittoria che ci siamo meritata, non è stata rubata. Ma poi soprattutto in questo periodo che saltiamo fuori da, ancora non è detto, dalla pandemia, dove dovremmo essere tutti più uniti, invece si vedono queste scene. Sì, ma poi una vittoria detta da tutti più che meritata, quindi non abbiamo rubato nulla a nessuno e non ci sta questa rabbia qua. Anche perché loro hanno giocato meglio nel primo tempo, noi nel secondo ci siamo fatti valere, abbiamo sempre cercato di fare gol. E poi alla fine i rigori si sa, potevano vincere loro come invece abbiamo vinto noi. Comunque ci sono state delle belle parate, voglio dire, non è questione di fortuna. Mica... Il portiere che avevamo noi, cavoli. Tant'è che il principino George ha chiesto a William... Me lo compri. Me lo compri Donnarumma. Allora, leggiamo quella... Va bene, lo quello leggiamo. Quello che si vede su Facebook, ma giusto un piccolo pensiero. Sì, insomma, è un po' pesante, però vabbè. Maestà, una domanda. A cosa sono serviti 70 anni di regno, di fair play e glamour se i vostri sudditi si sono permessi di fischiare l'inno degli avversari in campo e se i tifosi hanno calpestato il tricolore italiano e se soprattutto i vostri atleti, in spregio alle regole base di uno stile elementare, hanno osato togliersi la medaglia dal collo sul podio? Esatto. Francamente dovreste vergognarvi, qualche vostra autorità dovrebbe chiedere scuse ufficiali al mondo intero. In realtà siete solo quei barbari britanni con la pelle dipinta da vari colori che furono domati dalle legioni di Cesare e di Claudio, e la storia si ripete. Ecco, vedi, abbiamo solo letto quello che abbiamo notato. Comunque. Sì, adesso magari qua si esagera un pochino. Un po' più esagerato. Però, insomma, chiedere scusa comunque, ci sta. Il gesto. Chiedere scusa di ci sta. Sfilarsi la medaglia non è stato assolutamente. Anche perché è un secondo posto, è più che dignitoso, voglio dire, ma benvenga, no? Cioè, voglio dire. Andiamo in musica, ci ascoltiamo Daniela, un'altra Daniela, Daniela Curti dell'orchestra Oggi Andrea Bonifazzi con Vivimi. Delle Daniele. Sì, basta Monica. Tutte basta. Belle ste Basta Daniele. Monica. Tutte basta. Belle. Basta Monica! Daniela Curti per voi, orchestra Andrea Bonifazzi dalle Marche, e la vogliamo dedicare al nostro Maio. Sì, ciao sì. Maio, ci c'è vediamo, un messaggio di ci Maio. Vediamo molto presto, me lo sento perché proprio oggi pomeriggio mi deve dare una mano. Dice un saluto alla Beatrice, a Nicola, a tutti gli ascoltatori, dai Monica che noi ci vediamo presto. Certo, ma sì, non vedo l'ora. Ricordiamo l'appuntamento di venerdì. Vogliamo salutare Lola? Che forse sì, scusami, non avevo capito che eri la moglie di del nostro chef, del mitico cuoco Paolo Dall'Asta, lo chef dell'antica tenuta un Santa bacione. Teresa. Ci vedremo in quei di fine agosto, se non salta fuori un appuntamento prima, speriamo bene. Dai. Esatto. Da una parte però siamo contenti perché vuol dire che stanno lavorando con eventi ed è meglio così rispetto all'anno scorso che comunque si era un po' più bloccati. Poi c'è sempre Luca che, cosa dice? Cosa che saluta, cosa che dice scrive? Grazie regina, sì, adesso, perché ti difendo io, vedi che esatto, non sono esatto. gelosa, ti difendo. Guarda un'immagine di una bella parata di ieri, tant'è che Donnarumma ha preso il premio per miglior giocatore, eccolo qua, tac! Mamma mia ragazzi. Fantastico. Fantastico, tiriamo via perché c'è anche uno sponsor dietro, a noi non ci dà niente. Eccezionale. Esatto, molto bravi, molto bravi. Direi di andare con la pubblicità di quando? Venerdì.
Sì, eccola qua che arriva. Guarda, dove saremo venerdì? Dove saremo? Saremo all'Agriturismo, la bella ripa. Aspetta che lo metto fuori meglio, perché sennò va a finire che non si legge il numero di telefono. Agriturismo, bella ripa, strada della Ripa 12, località Castione Baratti di Traversetolo, Parma, venerdì 16 luglio alle ore 20:30. Info prenotazione al 340 58 95 967. Cena e musica sotto le stelle. Antipasto con salumi misti, torta fritta e polenta fritta, tortelli d'erbetta, grigliata mista di carne con patate, sti cavoli, dolce, acqua, vino e caffè, 30 euro compreso. Vogliamo tranquillizzare i nostri amici che se per caso invece delle stelle ci sono le nuvole? Ci sono le stalle? No, nel senso che comunque se ci sono le nuvole e se c'è minaccia di acqua si può fare tranquillamente la serata sotto il portico. Quindi tutto confermato, tutto anche confermato. In caso di maltempo. Esatto, e poi non mi hai fatto finire, perché la musica chi è che la propone? Beh, mi sembra... I Fantastici 3, Nicola Marchese, Monica e Maio, che dopo un po' di tempo si riuniscono. Il nostro Maio torna a sta casa, aspetta te. Torna. Ormai l'abbiamo perso. Sono un po' stanco, si sente un po' la voce che è un po' affaticata, ma recupererò. Sì. Sì. È che parli tanto. Eh? No, niente. E cosa devo fare? Sono un conduttore, cosa devo fare? No, ma sei chiacchierone, quindi anche quello, insomma. Dai, facciamo il ventriloquo. Ti appoggi qua? Non lo so, qua, devo parlare, mi no? Mi vieni in braccio. Dai, io vengo in braccio assolutamente. Io ti muovo la bocca. Se avessi ali. Stai attenta a quello che dici, per piacere. Okay. Vamos. Perché devi guastare anche... Pazienza quando canto live, che lo fai sempre. E adesso anche pure sul video devi guastarlo. Ma no, ho messo... Poi facciamo i conti. Ho messo che la dedicavi a lui. Ma no, non Boris mi piace, ma guarda. A Boris Johnson. Almeno mi avessi messo un bel uomo. Ecco, vabbè, tiè. Andiamo dai con l'altro appuntamento. Ma lui è felice, perché lui è un bambino, i bambini si divertono con poco. Ecco qua che arriva dall'alto, proprio da qua, eh? Proprio da qua, eh? Guarda come arriva da qua. Guarda, beh, che arriva, tac! Eccolo qua. Ah, eccolo lì. Ponte Nuovo di San Polodenza, via Togliatti 24, dove alla stazione Eni, per una pericena al tavolo. Sì, perché mi sono messo a lavare le macchine. Ecco, accesso libero a tutti, sei in moto meglio, perché ci sarà anche il primo ritrovo dei Nima Biker. Intrattenimento musicale con Nicola Marchese e Monica. Info prenotazioni, tavoli 331 65 11 244, sabato 17 luglio alle ore 20. E qui ci saremo noi due a cantare, ma l'amico Maio ha detto che ci viene a trovare. Con la moto? Si riesce con una sorpresina. Dai, magari c'hai una moto. Sì, ma che moto? No, magari? Sì, quella della Pecpergo. Ti immagini. Maio, ma senti cosa dice? Ci prende sempre in giro, è cattivo. Andiamo in musica, mi raccomando, perché è un appuntamento un po' particolare. Tra l'altro sto mandando l'invito anche ad altri gestori di altri distributori di benzina. Sì. Ci hai preso gusto. E faremo il Nima Biker Tour. Ecco, dai, ma sai che sarebbe bello. Scusa, eh. Hai una bella adesso idea. Però la cosa che io voglio fare è quello di mettere l'attrezzatura sulla moto. Cioè, al posto delle borse, due casse. Oddio. Davanti due microfoni, uno che arriva pure a te. Oh, e così mentre andiamo cantiamo. È pericolosissimo. Spegni la luce, per piacere. Ecco, spegni la luce, che è meglio. Direttamente da Cuba, eccola qua. E voilà! E pensa che lì non ci conoscevamo ancora. Si era scottato, Sauro. Un pochettino. Ma non ci conoscevamo ancora. Come stavo bene, ragazzi. Era un'altra vita. No, stai facendo dell'altro. Stai facendo altra musica. Beh, certo. Musica, io sì. Esatto. Sì. Allora con il cappello da cowboy, stivaloni, la tua vera cavallo in la giro. Tua vera natura, poi. Ma sì. Ma no, ti piace anche questa realtà, di la mi piace anche questa realtà, è logico. Perché però sei una magari dottor, dentro sono un po' una più... Una Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Un po' più selvaggina, ecco. Sono sì, un po' più... È un po' più selvaggina con l'ortaggina. Ma qua abbiamo dei messaggi. Vai, leggi, che cambiamo argomento. Selvaggina. Allora, Rodolfo, il nostro caro amico. Ti vedi più lepre o a capriolo? Parlando di selvaggina. Un po' tutti e due. Perché? Un po' tutti e due. Io direi cinghiale. Addirittura. Allora, buongiorno a tutti, un saluto
dal fresco di Bosco di Corniglio. Ma dai, dopo il caldo e l'emozione di ieri sarà un po' di relax di ieri sera, un po' di relax e buona musica. Ma dai, ma allora magari ti verrò a trovare, Rodolfo, perché i miei hanno la casa Ariana di Monchio, quindi... E alla gente che cosa gliene frega dove tu vai in vacanza? Non ho mica capito. Ci mettiamo poi d'accordo, Rodolfo. Non devi utilizzare il mezzo pubblico per cose private. Quante volte te l'ho detto? È geloso. Ok? Quando fa così, vabbè. È geloso, vuol venire tanto, anche lui al fresco. Lui ma tanto invece... ha messo brutto tutta la settimana. Ecco, perché lui gufa. Lui gufa. Quando non sa cosa fare, lui mi gufa. Ma quando è che parti? Mi gufa, non te lo dico, perché tu hai un'influenza negativa sul meteo. Ma quando è che ti tiri via dalle scatole? Andiamo avanti, perché ormai stiamo terminando la parte di Niman Show Live e c'è ancora un appuntamento e ve lo voglio ricordare. Donde stas? Eccolo qua, si parla della Bastia. Ragazzi, estate 2021 a San Possidonio, Modena, via Togliatti. Ingresso 10 euro con spuntino. A metà serata, info e prenotazione Deborah 348 52 98 529. Sembro Luca Bete. Popolo di Striscia! Mercoledì 14 luglio, Roberto Scaglioni. E poi tenetevi forte. Guarda che bella slide che ho fatto. Sì, beh. Nicola Marchese Monica. Quando? Mercoledì 21 luglio. Poi si è aggiunto anche un altro nostro appuntamento. Saremo dall'amico Luca Canali giovedì 22 al Parco Mescia di Sant'Andrea Bani, io, te e i nostri solisti. Mi raccomando, ecco. Mi raccomando, andate piano. Ricordatevelo, segnatevelo, perché vi vogliamo numerosi. Ma ve lo Parco ricorderemo Mescita anche con una slide. E ricordatevi, ragazzi, che nella vita è tutto magna magna. Ma così è la canzone di Roberto Scaglioni. Concludiamo questa parte, ciao amici, a più tardi su canale 86. Vabbè, noi non ci fermiamo. Maglia maglia, io invece ho il pasto sostitutivo, ringrazio. Hai ragione, ricordate di andare a vedere Nima Nature, cliccare il tasto ordina ora e vi manda sul nostro sito di e-commerce. Ed fa piacere un pasto sostitutivo, bene, bello okay. Fresco. Io sostituirei te comunque, va bene così. Ciao, a dopo!